Signore e signori, diamo il benvenuto a tutti quanti voi ad una nuova settimana. Oggi lunedì 14 marzo 2022, in collegamento per Radio Show abbiamo il conduttore Rafael dos Campos Santos. Buonasera, buonasera. Ladies and gentlemen. Siamo pronti con la sigla, eh? Vai! Sì! Buonasera, buonasera a tutti e... Buonasera, buonasera! Vai con la presentazione, dai. Una bella presentazione con un po' di musica. Vedi, sai... No, No. puoi iniziare così. Dai. Wow! Affezionatissimi di Radio Show! Ladies and gentlemen, Vittorio Carsinesi presenta Radio Show. Sigla. Evviva! Ben trovati ancora una volta, buon inizio settimana. Come dicevo, oggi lunedì 14 marzo 2022. Andiamo subito con il ricordarvi che se volete potete mettervi in contatto con il nostro numero di WhatsApp per inviare i vostri vocali al 347 6215 614. Ricordo che questo numero è a vostra completa disposizione per messaggi vocali, video, foto, commenti, notizie, intrattenimento, modi di dire in dialetto e non dialetto, insomma, come vi pare e piace. Noi qui siamo per un intrattenimento allo stato Utratien, Utratien. puro. Dopo il compleanno di Raffaele, che ha festeggiato il giorno 11, oggi praticamente è più grande di qualche giorno, eh? E sei più grande di qualche giorno. Sei più grande. Il barone, Sì, salutiamo il barone che è in tournée. Salutiamo il barone che è in tournée. Questa mattina siamo stati insieme con mio fratello Franco al Caffè Italiano a salutare Nicola e Franco Pansitta. Abbiamo trovato Antonio Pellegrino, che ti vuole salutare. Antonio. Madonna. Ha detto che mo che ti vede, mo che ti vede. Vabbè, gli manderemo un messaggio. Allora, prima di iniziare, Raffaele, dimmi come hai passato il sabato, la domenica, come cosa hai fatto? Dai, dici qualcosa, dai. Io sono andato bene, come ogni mattina, ogni sera. Come ogni mattina, ogni sera. Siamo divertiti. Ogni mattina, ed ogni Oh, e sera. ogni sera. Va Oh, bene, va bene. Che dire? Niente, in pratica iniziamo così, alla maniera del barone. Allora, sabato sera, serata alla grande con alcuni amici dei soci dello Sporting Club, Trani ovviamente, e ieri mattina grande giornata di calcio allo stadio comunale. Ieri mattina Trani 6 a 3 contro il Virtus Bisceglie. Ragazzi, una goleada straordinaria di Francesco, Ragno, Terrone, e poi via. E vai. Salutiamo i nostri amici che hanno seguito questa giornata di calcio. Molto bella, perché è stato davvero un giorno importante. Anzi, approfitto per farvi vedere il post che abbiamo sulla pagina Facebook di Trani News. Vi ricordo Trani News è a vostra disposizione sulla pagina Facebook, oppure sul canale YouTube, sul canale Instagram. Insomma, la città di Trani vince e convince. Eccolo qua il risultato.
per il campionato di prima categoria, finale 6-3. Importante, insomma, ci siamo divertiti. Saluto Alessandro, Alessandro Ferrante, saluto il mio caro amico Saverio Dragoletti che ieri ci ha praticamente fatto da videomaker sugli spalti della tribuna, e poi il Saverio Suriano giù nella, nello stadio con Giovanni Di Leo, Franco Giusto e presidente, e poi tutti gli altri, fotografo Sergio Porcelli che mi ha scattato una bella foto. Ieri ho goduto di questa bella foto, vediamo se riesco a farvela vedere. Allora, dove sono? Allora, ah, poi vi do questa bella notizia. Ho delle belle notizie da darvi, dai, delle belle notizie da darvi. Fammi trovare il mio, eccolo qua, il mio account personale, così vi faccio vedere una bella foto che ieri ci siamo. Eccola qua, lo stadio comunale. Ecco qua. Guardate, stadio comunale, l'invito per i nostri amici di Radio Show. Poi che altro? Dov'è? C'era un'altra bella foto che ho inserito, però non la vedo qui. Probabilmente devo vederla sulla pagina, sì, infatti, è sulla pagina della SD Città di Trani. D'accordo. Qui la serata che abbiamo fatto l'altro ieri. Bene, ci siamo divertiti. Allora, Raffaele, prima la rubrica cadde oggi, va bene? I fatti del giorno del passato. Sì. E poi andiamo con la musica. Siamo pronti con la rubrica Accadde Oggi. Buon ascolto. È lunedì 14 marzo 2022. La chiesa ricorda Santa Matilde e San Lazzaro. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Mai corno di lepre e pelo di tartaruga». È un proverbio cinese. È il momento dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 175 anni fa, nel 1847, a Firenze prima rappresentazione dell'opera Macbeth di Giuseppe Verdi. Nel 1861, con l'approvazione del disegno di legge alla Camera dei Deputati di Torino, Vittorio Emanuele II riceveva il titolo di Re d'Italia, una carica che avrebbe assunto tre giorni dopo con la promulgazione della legge. Nel 1958 i discografici statunitensi istituivano il riconoscimento del disco d'oro per ogni milione di copie vendute. Il primo a riceverlo era Pierino Como, il cantante italo-americano conosciuto come Perry Como. Nel 1975 il Comitato Interministeriale Prezzi annunciava un aumento delle tariffe telefoniche italiane che crescevano del 30%. Nel 1994 all'Università di Helsinki veniva presentata la prima versione stabile di Linux, il sistema operativo gratuito per personal computer messo a punto da Linus Torvalds. Nel 2004 allo stadio Tardini di Parma il calciatore Roberto Baggio segnava il suo 200° gol in Serie A nella partita fuori casa del Brescia contro la squadra locale. E in quello stesso giorno il pontificato di Giovanni Paolo II toccava i 9.281 giorni, diventando il terzo più lungo della storia della Chiesa Cattolica, preceduto solo da quelli di Pio IX e di San Pietro. E nel 2018 l'indagine sul livello di felicità in 156 paesi mondiali indicava in prima posizione la Finlandia, seguita da Norvegia e Danimarca. Il più infelice era il Burundi, mentre l'Italia si piazzava in 47esima posizione. Tra le persone nate il 14 marzo segnaliamo: nel 1804 il compositore Johann Strauss, poi due re d'Italia, nel 1820 Vittorio Emanuele II e nel 1844 Umberto I. Nel 1835 nasceva oggi l'astronomo Giovanni Schiaparelli, nel 1879 il fisico Albert Einstein e nel 1931 il vignettista Giorgio Forattini. Inoltre sono nati oggi anche il musicista e produttore discografico Quincy Jones, nel 1933, l'autore e cantante Gianni Bella, nel 1947, quindi 75 anni fa, l'attore Billy Crystal, nel 1948, il politico Franco Frattini, nel 1957, oggi 65enne, il principe di Monaco Alberto II Grimaldi, nel 1958, l'attore e doppiatore Gianluca Iacono, nel 1970, e il cantante degli Hansons Taylor Hanson, nato in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 14 marzo 2022, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere sul sito accaddeoggi.it.
Bene, accadeoggi.it, il proverbio del giorno: mai corno di lepre e pelo di tartaruga. Vado a chiedere al nostro tuttologo Raffaele se sa che cosa significa questo proverbio. Raffaele? Allora, vieni, vieni qua, a Chiappocan. Dove stai? Te ne sei scappato? Eh? È scappato Raffaele. Se ne è scappato. Allora, il proverbio del giorno, tu mi devi spiegare il significato, va bene? Mai corno di lepre e pelo di tartaruga. Che significa, Raffaele, tu che sai queste cose? Mai corno di lepre e pelo di tartaruga. Allora, la cobra di le... di... A tue... ma che ti scappa? Una benedizione! Che ha detto? Saluti la sorella! Che succede? Ah, sei scappato pure io! Ma insomma, che cosa ha detto? Che ha detto? Quando ti fa comodo a te, lo vuoi. Quando non ti fa comodo, lo cacci. Così è, come un cane. Va bene, dai. E va bene. E come fa? Sono così. Se non sono così, Raffaele, se non sono così, noi non li vogliamo. Non li vogliamo proprio. Va bene, nel frattempo devo salutare i miei amici che sono collegati. C'è Gianni Parisi già che si è collegato, ho visto che sta facendo praticamente la sua presenza costante nella nostra trasmissione. E poi salutiamo anche tutti gli altri che si collegheranno, che si sono già collegati precedentemente, che condivideranno questa nostra diretta sia sul mio profilo Facebook, sia sulla mia pagina Instagram, sia sul mio canale YouTube. Io vi chiedo di iscrivervi, così almeno possiamo come dire ampliare questa rete di conoscenze e di amicizie. Fatemi dare un'occhiata se ci sono commenti, se qualcuno dei nostri amici sta mandando un commento. Ah, c'è anche Enzo Labirinto che si è collegato. Salutiamo Enzo Labirinto. Buonasera Enzo. Ciao Vito. Ci siamo sentiti poco fa con il nostro amico Enzo. Eravamo al telefono per sapere un po' com'è andata questo fine settimana, com'è andato questo fine settimana, e giustamente abbiamo come dire fatto due chiacchiere. Ha parlato di te chiedendo: ma Raffaele che fa? E ormai è diventato uccello di bosco, ho detto io. C'ha l'uccello nel bosco. È un uccello di bosco, Raffaele. Raffaele è diventato uccello di bosco. Oramai. Chi è che cantava questa canzone? Oramai. Dai, vediamo se ti ricordi chi era la cantante. La cantante di Oramai vive ancora, è ancora bella e viva, allora dai. Oramai è là. Fiordaliso. Non mi va. Fiordaliso. La cantante, non sono cantanti miei. La cantante di Non voglio mica la luna. Quella la so. Oh, bene. Allora, proviamo a sentire un po', dai, se c'è qualche bella canzone. Allora, cantiamo? Raffaele, cantiamo? Inizia a cantare, canta. Per la serie Canta che ti passa. Siamo pronti per fare una canzone. Vediamo se questa canzone la conosci, dai, proviamo a sentire se la conosci. Io la metto e tu la fai sentire, dai. Proviamo a prepararla. Io la preparo subito. Per il canta che ti passa, Raffaele ce la canta con noi. Sei pronto per cantarla con noi, Raffaele? Sì. Vai. Sì, vado. Signori, buon ascolto a tutti quanti voi. Divertiamoci a cantare questa canzone. Sentite chi è? La cantava anche Gianni Nazzaro, penso un po'. È una bella canzone. Bellissima veramente, intitolata Quando l'amore diventa poesia. Io canto di amore per te.
questa notte diventa poesia. La mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andata via. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Questa la dedico al barone Girasole, questa è la sua canzone preferita quando la cantava la mia mamma. La tristezza che in me questa notte sarà melodia, diventa poesia. Piango ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mia. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce nell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io ti amo. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Che bella canzone che è questa, che bella canzone. Quanti ricordi con questa canzone, quanti bei momenti, quanti bei momenti. Allora, Raffaele, questa canzone era per il barone Girasole. Adesso vedo che hai con te una cassetta. Vediamo che cosa mi proponi. Sì, fa nominare. Allora, vai. Due brani devi mettere, eh? Una alla due. Volta. Una alla volta. Allora. Una alla volta, una alla volta, per carità. Il primo, Federico Salvatore. Federico. Az. Vacanze. Az Vacanze. Ah, ok, bello, bello. Bella quella canzone. Az Vacanze. Andiamo in vacanza con Az. Ha detto non devi trattenere la voce. Apri bene la bocca. Vabbè, ma io mica sono un cantante. Io la canto giusto per divertirmi. Vabbè, comunque lo faccio. No, mi ha detto Enzo, dai che ci siamo quasi. No, è che ho il groppo alla gola quando canto quella canzone. Non riesco a farne a meno. Az Vacanze. Allora, Raffaele, a wedda cu de cac de can. È quelle che non l'hai presentato. Fallo salutare al cane. Prendilo, fallo salutare. Viene dato. Fallo salutare. Vuoi vedere che adesso non abbaia più? Quel, secondo me, se tu lo prendi. Oh, bene. Ciao. Ecco, hai visto? Ha fatto ciao. E mo se stai zitto, vedi? Bravo, mo. Dove sei, Raffaele? Ti sei perso. Allora. Az Vacanze, sentiamo questa canzone di Federico Salvatore dal suo album. Questa è la seconda vacanze. Az.
vero. È vero. È vero. È vero. È vero. È vero. È vero. Funziona sta stronzata. È vero. È vero. È vero. Vero. È vero. È vero. Programmi per le ferie, l'estate si avvicina, papà per le vacanze mi porta tutti in Cina, il culto del dragone, la dinastia dei Ming, mi porto nel mistero di Singapore e Hong Kong. È vero. È vero. Guaiù belli papà, l'estate si avvicina, quest'anno mi rovina, mi porta a terra Cina, c'è sta una sala gioca che pallero bowling, carambola, biliardo, flipper e ping pong. Azzo. 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 Partiamo con l'aereo e appena siamo in volo, per sfizio voglio leggere i libri Marco Polo, seguire un po' le tappe della navigazione, del lungo viaggio in Cina descritto nel milione. È vero. È vero. È vero. Partimmo con furgone, mi chiama tangenziale, pregando a San Gennaro che non ci ferma a stradale, che con bolle scadute e senza assicurazione ci fanno un verbale che arriva a un milione. Azzo. 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 Direi di non portare camicie e pantaloni, che appena siamo in Cina compiamo dei timoni. Andremo per Pechino, voglio sentirmi un po' con mano mandarina seduto sul risciò. È vero. È vero. Guaglio sta più fresca, partimo che Bermud. Cagano tira per tascella, non ti suda. E appena al bagno vina in quell'acqua marrone, papà non vada a spesa, affitto pedalò. E vai là. Ho preso una suite all'albergo Shangri-La, per colazione e cena ci fermeremo là. Serpenti, cani, insetti, chissà che gusto c'è, mangiare con le bacchette e bere del sake. È vero. È vero. Ha già pigliato in fitta una casa popolare, mezz'ora in bicicletta e si è arrivato a mare. Ha già pigliato pure tre bombole e paicon, se no mosche e zanzare ci fanno pure la notte. Azz. Azz. Via, via, via. Voglio studiare a fondo la Cina, voglio studiare a fondo la storia della Cina, il credo comunista, la fede e la dottrina, le massime Confucio e quanto è stata lunga la marcia vittoriosa che fece Mao Zedong. È vero, è vero. Voglio studiare a fondo la storia in un bagnino che aveva cenno struzzo con tutte le signorine, si solo si avvicina a figlia Maiolanda, quando è vera Maronna faccio Mao Zedong. Prima di ritornare all'ultima mattina mandiamo agli amici una bella cartolina, ne spediremo una pure al commendatore col titolo del film dalla Cina con furore. È vero. È vero. Prima partiva a Napoli, l'ho chiesto a zia Concetta, ma presta la telecamera per fare videocassette, la nave degli amici al centro Orione e il titolo sarà Da terra Cina con furgone. Azza. Azza. Grande Federico Salvatore, oh bella, veramente ottimo, ottimo il nostro Raffaele che ha scelto un pezzo che non mi aspettavo di farlo sentire, ma tu mi hai dato il là, un invito a questa canzone, bella, bella, complimenti. E adesso la tua seconda canzone qual è? Sentiamo che cosa ci propone il nostro Raffaele. Questa è ridicola, eh? Ancora ridicola. Una... Sentiamo quest'altra, vai. Si intitola Il Regno di Napoli. Il Regno di Napoli, sempre di Federico Salvatore. Sempre di... Ma è sempre di Federico Salvatore, vero? Sì. Oh, allora. Il peto del Regno di Napoli. Leggi bene, leggi bene. È il peto del Regno di Napoli? Il Regno di Napoli. Il Regno di Napoli, il peto del Regno di Napoli. Federico Salvatore. Allora, visto che Federico Salvatore è vero. Questa canzone va voglio contare una fattariella un poco vulgare. E si va stata in coppa la seggia, va conta la storia della scorreggia.
e tutte le napolitane che hanno regnato di tempo lontana. E si licenza, ma so pigliata, non mi chiamata, scrianzata. Si racconta che Ruggero, primo re normanno vero, dava sfogo al deretano del castello capuano. Scorreggiava tutte le ore re Tancredi il successore, mentre invece re Guglielmo e faceva Castiel Sant'Elmo. Federico II di Stevia al suo petto diede gloria, tratto bene la materia con la legge cacatoria. La scorreggia seppur goffa si distingue dalla loppa, e la loppa viene tradotta con mano pirata senza botta. Ogni principe reale introduce un proprio stile, per esempio re Corrado ne faceva un po' inclinato, scorreggiava re Manfredi sollevandosi sui piedi, mentre invece Carlo d'Angio e faceva un goppo con mo. Carlo II detto lo zoppo scorreggiava solo al galoppo, mentre invece re Roberto le faceva a culo aperto. Ma la storia non ci inganna, sotto il regno di Giovanna, e ci dice che la regina faceva i piedi da prima mattina. Con l'avvento di Durazzo la scorreggia cambia mazzo, si profuma di cacao con il regno di Ladislao. Torna al trono la Giovanna e l'odore sa di panna, e con Renato di Lorena nasce tu, pito alla marina. Il pito alla marina, signori e signori. Con l'avvento di Aragone la scorreggia va in bottrone, perché i piti aragonesi sono piti più cortesi, e la corte prediletta preferisce l'etichetta, e per farne poco abuso i nobili e si appilavano opertuso. È vero, è vero. Carlo d'Austria detto il bello scorreggiava con l'ombrello, mentre invece il re Filippo le faceva con l'inghippo. Disse al popolo in sommossa, per il peto c'è la tassa, ed il re per sé il cappello con un pino de masaniello. Dopo anni di viceregno la scorreggia lascia il segno, ma poi arriva Carlo III e diventa un vero scherzo. Si scorreggia all'aria aperta nella reggia di Caserta, con il duca e col visconte, dinda reggia e capimonte. Sale al trono re Nasone, Ferdinando di Borbone, e la storia ripropone il perché del soprannome. Si racconta che la moglie scorreggiava per le doglie, ed il re in seduta stante l'adorava tutto quante. Ma poi il regno va mutando per il povero Ferdinando, la scorreggia si fa porca, viva festa farina e forca. Da una parte i sanfedisti danno voce ai culi tristi, e dall'altra i giacobini ma se ne viene da fino fine. Tu come lo fai? Fino fine? Ci sei buona parte, che seppur scorreggia forte la Repubblica non ha sorte. C'è Murat suo cognato, ma Giacchino è fucilato, viva la Costituzione, popolo! Un immobile te lo Bourbon! Si ritorna al peto fresco del Borbone re Francesco, Ferdinando detto bomba che scorreggia a suon di tromba. Ci riprova Francischiello che scorreggia a cufaniello, ma per Napoli è già tardi. Arrivo pire dei Garibaldi. Azz!
Evviva! Bella, bella! È un pezzo davvero fantastico! Il peto nel regno di Napoli è una cosa bellissima. Voglio vedere il testo se c'è, aspetta un attimo una cosa. Fammi vedere una cosa che adesso dobbiamo disquisire di questa canzone. Attenzione, allora, tu come lo fai il peto? Come fai il petto? Il petto. Il peto, upit, la loffia, la scoreggia. Allora? Beh, da te. No, da come te. Lo fai? Ce ne sono tanti tipi. Allora, ce ne sono così tanti che io qua veramente... Ho difficoltà a trovare quello che fa per te. Allora, proviamo a vedere una cosa. Allora, proviamo a vedere. Allora, il testo ce l'ho qua. Proviamo a vedere il testo. Aspetta. Ti faccio la domanda di riserva, va bene? So che a te la domanda di riserva ci vuole. Allora, il peto e la scoreggia, va bene? Per molte persone può essere una cosa volgare. Per molte persone dici, no, che schifo. Invece, se tu non lo fai... ti vai in un lordo pants. Quindi questa canzone vi voglio cantare un fatto un poco volgare, e se vi sedete un attimino sulla sedia vi racconto la storia della scoreggia. Tutti i re napoletani che hanno regnato dai tempi lontani si licenziano sapigliate, non mi chiamate scrianzate. E quindi dice, si racconta che il re Ruggero, primo re normanno vero, dava sfogo al deretano nel castello capuano, scorreggiava tutte le ore re Tancredi il successore, mentre invece re Guglielmo e faceva Castel Sant'Elmo. Federico II di Svevia al suo peto diede gloria, trattò bene la materia con la legge cacatoria. La scoreggia, seppur goffa, si distingue dalla loffa, e la loffa viene tradotta come nuperd senza botta. Ogni principe reale introduce un proprio stile. Per esempio, re Corrado le faceva un po' inclinato, scoreggiava re Manfredi sollevandosi sui piedi, mentre invece Carlo d'Angiò le faceva un goppo comò. Carlo II, detto lo zoppo, scoreggiava solo a galoppo, mentre invece il re Roberto le faceva a culo aperto. Ma la storia non ci inganna sotto il regno di Giovanna, e ci dice che la regina faceva i pirit a prima mattina. Con l'avvento dei Durazzo la scoreggia cambia mazzo, si profuma di cacao con il regno di Ladislao. Torna al trono la Giovanna e l'odore sa di panna. È correnato di Lorena, aspetta Pieret alla Marena. Poi ancora, con l'avvento degli Aragona la scoreggia va in poltrona, perché i peti aragonesi sono spiriti più cortesi, e la corte prediletta preferisce un'etichetta, e per farne un poco abuso i nomili si appilavano opertuso. Carlo d'Austria, detto il bello, scoreggiava con l'ombrello, mentre invece re Filippo lo faceva con l'inghippo. Disse al popolo in sommossa, per il peto non c'è tassa, ed il re perse il cappello, con upirt e masaniella. Dopo anni di viceregno, la scoreggia lascia il segno, ma poi arriva Carlo III e diventa un vero scherzo. Si scoreggia all'aria aperta nella reggia di Caserta, con il duca, col visconte, dinda regge Capemonte.
solo al trono re Nasone, Ferdinando re di Borbone, e la storia ci propone il so perché del soprannome. Si racconta che la moglie scorreggiava per le doglie ed il re, seduta stante, la durava tutte quante. Ma poi il regno va mutando, per il povero Ferdinando la scorreggia si fa sporca, viva festa, farina e forca. Da una parte i sanfedisti danno voce ai culi tristi e dall'altra i giacobini facevano i pirt fine fine. Passa a Napoli la corte del francese Bonaparte, che seppur scorreggia forte, la Repubblica non ha sorte. C'è Murat, suo cognato, ma Gioacchino è fucilato. Viva la Costituzione, popolo volimmo pirt do Borbone. Si ritorna al peto fresco del Borbone re Francesco, Ferdinando detto bomba che scorreggia suon di tromba. Ci riprova Franceschiello che scorreggia a Cufaniello, ma per Napoli è già tardi, arriva Opert e Garibaldi. Questo è un testo veramente fantastico, io dico la verità, quando un testo del genere è così bello non può esserci diversamente. Un testo che è contenuto nella pagina di Wikitesti, anzi, se volete una bella cosa, vi lancio il link, così vi faccio cosa gradita, che se avete voglia di andarvelo a leggere, eccolo qua. Oh, ve l'ho mandato nei commenti. Argomento edificante, di edificante importanza. Certo, Gianni, devi sapere che se tu non riesci ad arieggiare i locali mentre stai, come dire, indisposto, è tardi. Comunque, una bellissima trascrizione dell'allegra musica di Federico Salvatore, e grazie al nostro Raffaele che l'abbiamo, come dire, ritrovata. Poi devo anche ringraziare chi altro, vediamo un po', Sabino Lopez che sta guardando la diretta, grazie per la foto di ieri, anzi per le foto che mi hai regalato ieri durante l'incontro di calcio. Salutiamo il nostro amico Alessandro Ferrante che mi sta mandando un messaggio audio, sentiamo di che messaggio si tratta. Sentiamo Alessandro, vai Alessandro su WhatsApp. Vittorio, ti confermo tutte le partite in casa fino a fine campionato. Perfetto, allora domenica prossima sarà la domenica di campionato, non questa l'altra, saremo allo stadio comunale di Trani, ovviamente l'incontro di calcio sarà commentato da me come speaker e poi ci sarete anche voi. Ieri ho incontrato Attilio allo stadio, ragazzi, aveva preso il biglietto per vincere la maglietta, che culorotto, si è portato la bottiglia. Però un saluto anche a Alfonso che è venuto ieri a trovarmi allo stadio, ha mantenuto la promessa, grazie Alfonso. E buonasera a te, Vittorio. Buonasera. Come andiamo? Tutto a posto? Tutto a posto. Un saluto a tutta la banda. Sì, al barone Girasole, yeah. Il re leone. Grazie. Nicola Cassinesi 78. Al tuo co-conduttore Raffaele Moveng. Ieri mattina allo stadio comunale abbiamo passato una bella domenica di sole, di sport, quindi ci siamo divertiti belli alla grande, che inoltre tutto ho mantenuto pure la promessa. Vero. Che prima della partita ti sono passato pure a salutarti. Bravo, bravo. Va bene, un abbraccio forte a tutti. Radio Show, io, e occhio alla penna. Grande. Oh, ragazzi, Alfonso è un bravo guaglione, è un bravo guaglione. E ieri è stata, come dice il nostro Fabio Concato, una domenica bestiale. Adesso ve la faccio cantare dal nostro caro amico di Sesto San Giovanni, dove ci colleghiamo, Enzo Laberinto. Vai Enzo, che domenica bestiale. Canta, che ti passa, canta. Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirsi ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare.
pensi amore mio, come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella, prima di cominciare a correre e ad urlare che domenica bestiale, la domenica con te. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore, come bella la natura, come bello il tuo cuore. Che meraviglia stare sotto il sole, sentirsi come un bimbo ad una città. Hai voglia di giocare, che belli i tuoi complimenti, è strano, non ho voglia di pescare. Amore mio, che fame spaventosa, deve essere quest'aria innaturale. È bello parlare d'amore tra un fritto e l'insalata, e dirti che fortuna averti incontrato. Che domenica bestiale, la domenica con te. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore, come bella la natura, come bello il tuo cuore. Grande Enzo, Enzo Laberinto, dai che ce la dobbiamo fare una bella cantata insieme, come quella volta che ci siamo incontrati ad Amadeus con quel chitarrista straordinario e strampalato. Saluto Pachi Scocimarro che è con noi collegato anche, eh? Ciao Pachi. Domenica bestiale, la domenica con te. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore, come bella la natura e come bello il tuo cuore. Che eleganza, che eleganza il nostro Enzo. Grazie Enzo, complimenti davvero. Non sono io il cantante, ma sei tu il cantante. Enzo Laberinto con Domenica Bestiale, una cover del grande, grandissimo Fabio Concato, che ha avuto il piacere di incontrare quando venne in concerto a Trani in quel del 2006, credo, in Piazza Quercia. Grande concerto, grande atmosfera, bella musica. Poi quando sei appassionato di musica piace tutta. Grazie amico mio, grazie a te per averci allietato con questa grande e bella canzone. Mentre vedo che il nostro Raffaele è impegnato a trovarsi qualcos'altro. Ma adesso, prima di andare avanti, Raffaele, dobbiamo fare gli auguri, dobbiamo fare gli auguri. Lo sai di chi è il compleanno oggi? Indovina, indovina, indovina. Ah, c'è Saverio Dragoletti. Ciao Saverio, grande Saverio Dragoletti. Ieri mi hai abbandonato, maledetto. Però mi sono divertito comunque, ho visto che hai fatto qualche... Brutta canaglia! Brutta canaglia, piccola canaglia. Dicevo, ieri il nostro Saverio mi ha abbandonato, ma comunque ha fatto delle operazioni video nella... diciamo nell'ambito delle zone da gol, ieri sei gol ragazzi, sei gol, è stata una bella domenica sportiva davvero. Poi abbiamo anche avuto la vittoria delle ragazze della Puglia che hanno sconfitto con un bel risultato la Res Roma, quindi insomma ieri il Trani sia maschile che femminile ha spadroneggiato, una bella valanga di gol, una goleada proprio. Bene, bene, bene. Allora, Raffaele si sta preparando con la canzone, ma prima, Raffaele, dobbiamo fare gli auguri. Mandiamo la sigla per gli auguri? Sei pronto, Raffaele? E allora
sigla per gli auguri, vai! Vai! Raffaele, vai! Vedi? Lederson Jasman, Vittorio Cassinesi presenta Radio Show, condotto da Raffaele, con la partecipazione del barone Girasole in tournée. Yeah. E qua voi gli auguri di oggi. Ok ragazzi, gli auguri di oggi sono diversi e quindi dobbiamo fare gli auguri. Gli auguri di compleanno, mentre il momento è davvero impossibile. Dicevo, lo sai di chi è il compleanno oggi? Indovina, indovinello. Allora, Saverio, salutami Claudia e tutta l'allegra banda Dragonetti. Oh, il compleanno di Gian Belmondo, il nostro Gian Belmondo. Non conosci Gian Belmondo? Non ci posso credere, dai. Ma non è di Trani. Raffaele Gian Belmondo. Non è di Trani, Raffaele non lo conosce. Possibile, no, non ci posso credere che tu hai detto una cosa. Non ci posso credere. Tu non conosci Gian Belmondo? Signori, chi non conosce Gian Belmondo? Il vincitore del Festival di Trani, un cantante, un astrologo, un personaggio, ha fatto film. Non ci posso credere. Aspetta, vediamo un po' se riesco a trovare una sua foto. C'è anche la pagina, Gian Belmondo. Eccolo qua, il nostro Gian Belmondo. Eccolo qua, signori, oggi è il suo compleanno. Eccola qui la sua foto, ve la mando in prima impressione. Ah, eccolo qua. Ciao Gian Belmondo, tanti auguri. Vediamo se troviamo qualche video di Gian Belmondo, dai, vediamo un po'. Andiamo nella sua pagina. Ah, qui ce n'è una, eccolo qua. Attenzione, ha fatto qualcosa con la Rai quando è stata a Trani, Città Piena di Mare, un'intervista importantissima che è andata su Rai. Poi ancora, vediamo un po'. Ah, questa è la sua sigla. Vediamo un po'. Oh sì, dai, mandiamo la sua sigla, che era una bella sigla. Sentitela un po', ve la faccio ascoltare. Questa era una bellissima canzone. Guardate. Quando? Giorno e l'ora in cui. Auguri Gian Belmondo! Forse tu mi bacerai. Ciao Anna Leone, buonasera. Ogni istante attenderò. Guardate che stile. Ma quando? Antonia, buonasera. Improvviso ti vedrò. Sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì. Qui siamo a Piazza Scolanova. Devi dirlo, perché e la non la sinagoga per me, la mia vita senza te. Quando tu verrai, Trani storica. Dimmi quando, e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. Yeah. Dimmi quando. Auguri a Gian Belmondo, personaggio storico della nostra città, icona della musica italiana da Trani in tutto il mondo. Bellissima questa canzone, belle anche le immagini, eh? Ogni istante attenderò. Fino a quando, improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me,
se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciandomi verrai. Non ci lasceremo mai, 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 non ci lasceremo mai, 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 mai. Non ci lasceremo mai, 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 mai. Grande Gian Belmondo, possibile che tu, unico al mondo che non riconosce o che non sapeva che l'esistenza di questo grande personaggio, vabbè. Gian Belmondo, mi scuso per te, anzi mi scuso a nome di Raffaele che non ti conosceva, ma io ti conosco e so che sei un grande artista. Ha detto Anna Leone che bella canzone, Margherita Misino salutiamo, Antonio Antonacci salutiamo che è collegata, salutiamo anche Saverio Dragoletti, Enzo Laberinto, Pachi Scoccimarro, Alfonso Nenna, Gianni Parisi, Matteo Del Vecchio, Sabino Lopez, Filomena Di Toma, buonasera Sinomena, buonasera Filomena, e poi ancora... Buonasera Filomena, buonasera! Ecco qua, meno male, meno male, meno male, meno male, meno male, meno male. Dicevo meno male perché... continuiamo con gli auguri. Allora, compleanno di Gian Belmondo e poi ancora oggi è il compleanno anche di Domenico Boccasile. Domenico Boccasile, quel maledetto Domenico Boccasile. Dove sta? Aspetta che ve lo faccio vedere chi è, così almeno Boccasile, dove sei? Domenico Boccasile. Stamattina gli ho fatto una foto e credo che ci sia stata, vediamo se la trovo ancora la foto. Dov'è? 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 Non c'è, è possibile, non ce l'abbiamo. No, possibile, no. Troviamo Domenico Boccasile, Mimmo Boccasile. No, Mimmo Boccasile è un altro. Domenico Boccasile o Boccasile Domenico. Vabbè, comunque questa mattina dove sta? Vedo di trovarla qui nelle mie foto, così magari faccio vedere chi è il nostro Domenico Boccasile. Allora, ce l'ho tra i miei contatti insieme con me, ci siamo incontrati proprio qualche tempo fa in un'occasione importante, eccola qua la foto, vediamo dove siamo, in Piazza della Repubblica, eccola qui la foto, ve la faccio vedere e vi faccio vedere chi è. E quel giovanotto con la sedia a rotelle che se ne va sempre in giro, eccolo qua, ciao Mimmo! Buon compleanno anche a te, tanti auguri a te. Mentre ancora tanti auguri di buon compleanno oggi che festeggiamo chi? Antonio Di Terlizzi, ciao Antonio, buon compleanno anche a Candy Daniela, Maurizio Cuna, Domenico Di Bari, Giusi Torelli, Gianluca Tiberio, Carlo Ferrara, Luisa Pia Tarullo, Daniela Lima e Floriana Tedeschi. Auguri ovviamente a tutti questi nostri carissimi amici e vi dedico una bella canzone. Questa canzone è una carezza in un pugno di una nostra conoscenza, un gruppo che vede la partecipazione di Sergio Schiano. Questa canzone ve la dedico mentre poi il nostro Raffaele concluderà con un'altra richiesta musicale. Va bene? Siamo pronti? Vai Sergio, musica, il tuo gruppo. Mezzanotte sai che io ti perderò, ovunque tu sarai sei mio, e stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di togliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai. Quando brillerai nella mia mano, ma non vorrei che tu hai fatto, stai già pensando a un altro uomo.
Floriana. Sei mia. Questa canzone sabato scorso ha iniziato la serata, gliel'ho dedicata ai nostri amici soci dello Sporting Club di Trani, che saluto e ringrazio per l'invito che mi hanno fatto, e poi giustamente ci siamo divertiti, una bella serata di spensieratezza. Oh, ci voleva dopo tanta, tantissima astinenza, e che cavolo! Raffaele, siamo arrivati alla conclusione, siamo vicinissimi all'ora, diciamo, di conduzione, di trasmissione. Mancano 3 minuti allo scadere dei 60 minuti. Prima di salutarci voglio una tua canzone, ma che sia una canzone energica, una canzone divertente. Vai, che scegliamo? Divertente! Spettacolare! Ecco, vediamo. Non morire in diretta. Allora, non morire in diretta. Si chiama Flick Flock. Flick Flock. Garibaldi fu ferito. Sì, quella dei bersaglieri. Francesco Salvi. Bella. Sì, con questa canzone possiamo concludere in bellezza. Questa è una canzone che dovete farla anche voi da casa. In che modo? Allora, siccome fa Garibaldi fu ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda è bersagliere. Allora, siccome c'è prima con la A, Garibaldi fa farata ad una gamba, preparata, ok? E poi devi fare con la E, Garibaldi fe ferete delle gambe. Poi con la A e I, Garibaldi fi firiti di gambe. E poi ancora, poi la O, con la O, Garibaldi fo foroto dono gombe. E adesso tu devi farla con la U, vai, con la U, tutta con la U. Guru Buldu. No, devi dire Guru Buldu fu furutu udunu gumbu. Vai. Va bene, dai. Ti perdono perché sei così. Va bene, Enzo. Ciao, buona serata. Vi ringraziamo tutti quanti voi. Saluto e un abbraccio totale a tutti i nostri amici e soprattutto anche ai collaboratori che fanno parte
di questa nostra trasmissione, che sono Bianco Yogurt Caffè, Yogurt Brioche Caffè e Buffet in via Ogni Santi 114 a Trani. Andateli a trovare, saluto Rossella, saluto Mauro, saluto Leo, tutto lo staff di Bianco Yogurt Caffè, saluto lo staff di Isabel, come saluto Giuseppe Leone, lo trovate in via Postumia numero 2 a Trani, di tutto di più, uomo, donna e bambino. In questo periodo ci sono davvero tanti tantissimi articoli e dei prezzi fantastici. Ora che ci si avvicina sempre di più alla primavera, c'è il cambio stagionale, quindi potete acquistare ovviamente a prezzi scontatissimi, perché loro non hanno i saldi, loro i saldi ce li hanno tutto l'anno, tutto l'anno. Via Postumia numero 2 a Trani, Isabel, di tutto di più. E poi la società di servizi imprese di polizia Lusmail del nostro caro amico Mimmo Ferreri in via Giacinto Francia numero 16 a Trani. Loro hanno una società di servizi aperta 24 ore 24 a vostra completa disposizione. Poi tutte le notizie che oggi abbiamo dato, più o meno le abbiamo viste dalla città di Trani in diretta su traninews.it. E a proposito di questo, voglio ringraziare, lo faccio a nome di Raffaele Lavacca, che è il nostro carissimo amico, voglio ringraziare gli amici operatori Emergenza Radio. Perché voglio ringraziare gli operatori Emergenza Radio? Perché hanno fatto una donazione, credo ieri mattina, vediamo se vi dico bene la notizia. Sì, infatti ieri il presidente dell'OR Trani ha consegnato un assegno nelle mani del nostro caro Raffaele Lavacca di 1000 euro, ovviamente donata tramite la piattaforma con carta di credito PayPal GoFundMe. Quella GoFundMe, un futuro per Raffaele. Se volete attivare le vostre donazioni, fatelo. Il numero delle donazioni ve le lancio adesso, c'è un IBAN, l'associazione Il Volo del Gabbiano, e questo è il, diciamo, il riferimento. Qui c'è la notizia, eccola qua. Un grazie speciale agli operatori di Emergenza Radio. Voi sapete che ultimamente è stata fatta anche una donazione del Papa Francesco di 10.000 euro, ci sono state altre donazioni. Se andate a questo link, ecco, eccolo qua, vi porta direttamente alla eventuale donazione. Ecco, siamo arrivati a 47.852. Ci vogliono ancora molti soldi, però alla fine dico sempre, come si dice, la speranza è l'ultima a morire. Un futuro per Raffaele, cerchiamo di darglielo, perché io sono stato coinvolto in un certo senso. Faremo anche uno spettacolo per Raffaele a fin di bene, quindi cercheremo di raccogliere quanti più fondi possibili. Ma voi condividete questa iniziativa, fate la vostra, anche perché è un cittadino tranese, ma è un cittadino di tutto il mondo, perché lui amava la vita come la ama tuttora, si sta ancora impegnando, sta cercando di trovare una nuova vita, ha scoperto che con una piccola ferita sulla caviglia destra gli ha dato l'inizio di un calvario, e lo ha portato insieme a sua moglie Luciana, che saluto e abbraccio, ad un giro per tutta l'Italia per cercare cure, ma purtroppo gli è costata l'amputazione delle gambe, entrambi gli arti inferiori. Questa è una foto di recente, eccola qua, vi faccio vedere il nostro caro Raffaele che al centro sulla sedia a rotelle, ahimè, purtroppo vive in questa situazione da quando ha scoperto questo problema. Ma noi siamo, come dire, fiduciosi, mettete un bel mi piace, condividete questa mia iniziativa, questa iniziativa del Volo del Gabbiano, questa iniziativa che hanno fatto a cuore, hanno preso a cuore Sebastiano, vedo Orazio, vedo Patrizia, vedo Luciana, vedo Raffaele, vedo tutti gli altri volontari dell'associazione Il Volo del Gabbiano. Quindi mi raccomando, siate generosi, fate una donazione, se potete farlo piccola, media che sia, aiutiamo una persona che veramente ha necessità e ha bisogno. Bene, concludiamo con una bella canzone per divertirci insieme. Ringrazio il mio compagno di viaggio Raffaele con la presentazione finale. Vai Raffaele con la tua presentazione. Vittorio Cassinisi ha presentato. Yo. Ladies and gentlemen, Vittorio Cassinisi ha presentato Radio Show. Co condotto da Raffaele, con la partecipazione del barone Girasole in tournée. A un prossimo appuntamento. Grazie a tutti per aver seguito. E Raffaele dos Camposantos, e salutiamo tutti i nostri amici. Ciao Radio Show. Yo. Passo ripasso.
preparatevi a cantare. Garibaldi Pupperito, ferito in una gamba, Garibaldi che comanda il bersaglier. Garibaldi Pupperito, ferito in una gamba, Garibaldi che comanda il bersaglier. Bene, ora mi raccomando, state attenti perché vi propongo un gioco che sembra facile ma non è difficile. Facciamo la canzone solo usando le vocali. Garibaldi Papparata, Papparata nana gamba. Solo quelle che ce l'hanno bella stretta la pronuncia, perché è molto acuto il pezzo. Perché la U deve essere profonda. E per finire la versione in codice fiscale, solo consonanti. Solo consonanti. E poi solo vocali. Oh 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 ah. Ciao a tutti, grazie per aver seguito una puntata di Radio Show. Yo 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 yo.